Signore e signori, buonasera e benvenuti a Fuori Gioco per questa prima edizione del 1993. Come uso così consuetudine si fanno gli auguri. Noi li facciamo, speriamo che tutto vada bene, soprattutto per quel che riguarda la salute. Ecco, espletato un po' questa formalità così di rito, diciamo subito che questa domenica del campionato di calcio italiano non è iniziata proprio sotto i migliori auspici per quel che riguarda le squadre tivenite, forse anche per il calcio in generale, quello della massima serie, dove dobbiamo notare ancora una lunga fuga, una lunga vittoria del Milan, un Milan che sembra quasi la ida con questa marcia trionfale. Ormai non c'è più storia. Ce n'è poca anche per quel che riguarda la Serie B, dove il Padova ha perso a Taranto, quasi fanalino di coda di questa categoria, mentre c'è da riscontrare un pareggio nel derby fra Venezia e Verona dal sapore nettamente siberiano. Purtroppo ha perso anche l'Udinese in queste sue trasferte, non riesce ancora a fare punti, ha perso a Brescia inciampando nuovamente fuori casa. Parleremo di tutto ricordando che la Serie C, Triestina, Chievo e Vicenza hanno riposato, riprenderanno il 24 di gennaio, ricordando però che Vicenza e Chievo si affronteranno domenica prossima per recuperare quel turno di due settimane fa che non hanno giocato per l'infortunio dell'arbitro. Beh, dicevamo che ci sono parecchie assenze quest'oggi perché tra l'altro il tempo inclemente ha dimezzato un po' tutte quanta la nostra buona volontà e soprattutto la salute di qualcuno, a cominciare da Adriano Buffoni che doveva essere con noi a farvi compagnia per questa prima edizione del 93 con la febbre. Gli facciamo tanti auguri, lui davvero ne ha bisogno in questo momento, e Gianni Di Marzio invece che è rimasto a Roma. Comunque devo dire anche che Gildo Fattori, che doveva essere qui con noi stasera o perlomeno che attendevamo che arrivasse con l'immagine da Taranto per vedere purtroppo questa sconfitta del Padova al sud, non arriverà in tempo perché ci sono stati dei problemi lassù. Come sapete c'è la neve, ha dovuto andare a Brindisi, l'aeroporto di Bari era chiuso e quindi è stata una serie di imprevisti che impediranno all'amico e collega Gildo Fattori di essere presente, e quel che dispiace ancora di più non potervi far vedere le immagini di questa partita. Ne parleremo anche nel corso della serata, ma mi preme subito presentare gli altri ospiti, diciamo quasi i reduci di questa giornata terribile di freddo. Ezio Vendrame, grazie di essere venuto nuovamente a Fuori Gioco, e Maurizio Mosca. Ciao e buonasera a tutti. Ciao Maurizio, benvenuti. Ezio Vendrame, ne hai sentito parlare, finalmente sei tornato, a grande richiesta Ezio. Sono contento che tu sia con noi, anche se un po' infreddolito, ecco. Sì, io sono venuto più per il rapporto che ho con te, ma siccome ancora so che ogni volta non che... spargere troppo la voce. No, ma no, rapporto interpersonale. Siccome so che ogni volta che vengo un po' mi usi, un po' mi sento usato, stasera avevo voglia di sentirmi usato. È come una donna che decide di darsi quando decide lei ad un uomo, così stasera io ho deciso di darmi a te con molto amore. Io ti ringrazio, però chiariamo i termini i quali tu ti dai a me, perché televisivi, non vorrei... Televisivi. Ecco, sottinteso. Sai, con i tempi che corrono, insomma, è meglio mettere qualche puntino su lei, non guasta. No, beh, comunque... Televisivi. Maurizio, dicevo, Ezio, che questo Milan è come la ida in questo campionato, una marcia trionfale, ormai quasi ha stufato, se possiamo dire. Sì, cioè, ma è scontato, ormai è un campionato che è morto a novembre, adesso siamo, quindi già passato un mese di noia, no? Ne passeranno altri sei mesi di altra noia. Io insisto sulla mia teoria, che tu ormai ben conosci, che bisogna cambiare la forma del campionato, e non c'è niente da fare, non si può più andare avanti con una squadra che va, che sia il Milan, il Napoli, il Torino, il Verona, il Venezia, l'Alessandria, non mi interessa, è il concetto. Mi spiego, anche perché ormai è diventato mortificante anche per tutte le altre squadre. Sì, però capisci? Anche queste altre squadre, bisogna dire, Maurizio, hanno delle colpe. Ma certo che hanno delle colpe, ma hanno gravissime. Delle colpe, ma hanno delle colpe perché il Milan è irraggiungibile. E sotto tutti gli aspetti, mi spiego. Cioè, molti poi hanno la presunzione di non volerlo neanche copiare o imitare, mi spiego, perché io faccio due esempi sciocchi, non sciocchi, due esempi molto che mi sembrano lampanti. Prendi Marchioro con la Reggiana e prendi Guidolin con Ravenna, che hanno creato due piccoli Milan, fatti le debite proporzioni, mi spiego, non vergognandosi di copiare. Con umiltà, invece gli altri hanno le idee, capito, di avere... Scoppiazzano di, male. Scoppiazzano male. Però mi pare, rilevando questa classifica, che la cosa peggiore sia un'altra, ma te la dico dopo perché adesso andiamo subito con la schedina di questo campionato. Sì. La vediamo subito, questa prima schedina del 93, Ancona-Lazio 0-3, Brescia-Udinese 2-1,
Cagliari-Torino 0-0, Fiorentina-Atalanta 0-1, Inter-Genoa 4-0, Juventus-Parma 2-2, Napoli-Pescara 2-0, Roma-Milan 0-1, Sampdoria-Foggia 3-3, Bari-Pisa rinviata per neve, Bologna-Cosenza 1-0, Taranto-Padova 1-0, Venezia-Verona 0-0. E vediamo anche il montepremi di questa domenica, 24.722.760.000. Ai 12 vanno 53 milioni e mezzo circa, agli 11 vanno 1 milione e mezzo circa, 1.436.000 lire. Vediamo la classifica della Serie A, ormai scontatissima, il Milan in testa con 25 punti, seguito dall'Inter a 17, Lazio, Torino, Atalanta 16, Juventus, Fiorentina, Sampdoria, Cagliari 15, Parma e Brescia 14, Genoa, Foggia 13, Roma, Udinese 12, Napoli 10, Ancona 8, Pescara 6. E vediamo anche gli altri risultati della Serie B, Lucchese-Monza 1-1, Piacenza-Modena 3-1, Reggiana-Cremonese 2-1, Spallecce 1-1, Ternana-Cesena 2-2. E vediamo adesso, mi pare che ci sia anche la classifica della Serie B, la Reggiana ha preso naturalmente il volo, 27 punti, seconda insieme al Lecce c'è il Venezia con 22, poi c'è Cosenza e Cremonese 21, Piacenza 20, Ascoli 19, Padova e Verona 18, Pisa e Cesena 17, Bari 16 insieme con Bologna, poi ci sono Modena, Monza e Spal 14, Lucchese 12, Andria 10, Taranto insieme col Taranto e Ternana 8. Quelle segnate in giallo hanno una partita meno, quelle che non hanno giocato oggi per la neve ad Ascoli praticamente e a Bari. Questo mi pare sia tutto. Allora, un gioioso rosso per la zia Lucia. E un gioioso per lo zio Carlo, amante del pesce. E un gioioso frizzante che piace tanto a mio papà. Vino gioioso, momenti di gioia. Bene, momenti di gioia ce ne sono davvero. Dopo col brindisi. Sì, appunto, parlare. Senza Di Marzio, sì. Figurati, sai che è Di Marzio. È il tormentone del brindisi. È il tormentone perché noi brindiamo una cosa e lui non c'ha mai il bicchiere e diventa matto. Ogni volta, no? Al momento del vino gioioso si brinda al giocatore della giornata, cosa, e lui non c'è il bicchiere, diventa male. Poi stasera realtà, te lo diamo, stai tranquillo, Ezio, perché sì, in realtà poi c'è delle casse che gli si mandano, sì, a casa. Ma poi tra l'altro lui si vendrà a astemio, quindi non è senti, problema. Ma però il Padova, cioè, voglio dire, lo trovo grave. Il risultato, sì, del Padova. Ecco, io ti devo dire una cosa, che ho parlato con Gildo Fattori al telefono. E cosa ti ha detto? Lui mi ha detto che sì, ha perso a Taranto, però dice sono stati sfortunati, sì, perché hanno avuto delle occasioni con Galderisi, eccetera. Però io ho fatto anche, cioè non è una sconfitta traumatica secondo no. Gildo Fattori, sicuramente non è come Cremona, diceva. Però io faccio anche un'altra analisi, al di là di tutto, parlando proprio del Padova, che insomma, giocare a tanto, prendere gol dopo 13 minuti ci può anche stare. Perché... Ma poi c'è tutto da recuperare. Ma c'è una partita da recuperare, vedrà. Questo è... Sì, si può recuperare, come si può anche beccare il secondo gol. Nel calcio ci sta anche per 1-0. Però voglio dire, il Padova cosa aveva? 18 punti? 18 punti, sì. Andava a 20, voglio, a 10, o a 19, voglio dire, e stava lì. Adesso, insomma, questo anche perché c'ha un calendario guardando avanti che non mi sembra rose. Sì, tra domenica c'è la Lucchese, poi sono Lascoli e Cremonese. D'accordo, gli mancava cosa, che si era fatto, sì, male, l'Unziata, che era venuto qui, eccetera. Sì. D'accordo. Però insomma, ma lo usano sto Del Piero, lo fanno giocare o no ogni tanto? No, ancora in panchina. Ancora in panchina. Deve aver preso freddo anche lui oggi, mi sa. Ma dico, se è così bravo, come è vero, se c'era a recuperare, te lo tenti, no? Beh, tra l'altro poi c'è da dire che a proposito di giovani, oggi c'è stata una grandissima novità, un po' una sorpresa, proprio un giovane della primavera che ha esordito a Venezia, mi pare con grande coraggio da parte di Zaccheroni, ha mandato in campo questo Fabiano Ballarin, un ragazzo che poi tra l'altro è nato a Padova e ha giocato da titolare. Ma adesso speriamo, adesso non entriamo... E ancora i problemi tecnici che c'ha un cognome nobile, Ballarin un cognome nobile, famoso, speriamo che anche la sua Torino. Carriera sia... Ne parleremo nel corso della trasmissione. Io credo che sia giunto il momento di dare la linea alla pubblicità e dico bene al nostro regista Davide Mainardi. E poi c'hai quella notizia clamorosa da Firenze. Sì, e prima di lasciare la linea pubblicità diamo subito questa notizia che mi sembra clamorosa e vergognosa, se mi consenti. Sì, sì, d'accordo. Esonerato Gigi Radice della Fiorentina. Pensate, non si sa chi va, adesso pare che già si parla di Fascetti, si parla un po' di sonetti, Agroppi, cioè, addirittura di Agroppi. Beh, se andasse Agroppi forse è meglio, almeno lascia la televisione. Come? Però in ogni modo, vediamo. Battutaccia questa, Maurizio, lì dalla regia.
Per ordine di Sua Maestà, il Re Imperatore, assumo il governo militare del paese con pieni poteri. La guerra! È finita la guerra! La pena per i reati contro lo Stato tedesco è la morte. Mettetevi in borghese e nascondete le armi. Con Enrico Maria Salerno e Lina Pulito, una grande interpretazione di Massimo Ranieri. Per un film dedicato ad un eroe. Per un gesto d'amore regalato alla nostra storia. Italia 7, salvo d'acquisto, domani 20:30. Cara Francesca, ti invio la ricetta che mi hai chiesto, con affetto. Con i consigli di Suor Germana. Anche i piatti più semplici hanno quel gusto in più. In cucina con Suor Germana. Il primo fascicolo nell'elegante porta ricette, in edicola a sole 1000 lire. De Agostini, idea donna. Vi farò vedere con un pomodoro cosa succede alle vostre gengive usando un normale spazzolino. Rischiate di premere troppo e di irritarle. Oggi c'è Acqua Fresh Flex, l'unico spazzolino con collo flessibile. Efficace contro la placca, più sicuro per le gengive. Nuovo Acqua Fresh Flex, l'unico spazzolino con collo flessibile. Da Acqua Fresh, il dentifricio moderno, fresco, efficace. Nuovo Acqua Fresh. Midra non è solo bagno latte, è anche doccia latte. Dai, disseta la tua pelle e tu ti senti al massimo. Doccia latte Midra, la tua pelle ha sete di latte. La famiglia intelligente sceglie un'auto intelligente, elegante, versatile, spaziosa. Nuova Croma, un bene di famiglia. Amici, siete mai stati baciati dalla fortuna? Avete ricevuto una busta da selezione? Guardateci dentro. Selezione vi ha scelti per partecipare al suo nuovo grande concorso. Potete avere la fortuna di vincere premi per oltre 1 miliardo. Rispedite subito il vostro documento di concorso. Potrà essere vostro anche il super premio rapidità. Un mondo colorato, un mondo divertente, pieno di allegria. Quel sorriso allegro, quella linea snella, quella simpatia. E tanto gusto in tutti i gusti. Dietorelli Fragola. Più linea, più gusto. Le grandi epoche della musica. Dal barocco di Vivaldi all'età classica di Mozart. Dal romanticismo di Beethoven al Novecento. Ogni settimana un fascicolo vi presenta un grande compositore e la cultura della sua epoca e un compact-disc vi offre il meglio della sua musica. Le grandi epoche della musica. In edicola la prima uscita, l'epoca romantica e Beethoven, con 2 CD, la quinta e la sesta sinfonia e 3 memorabili sonate per pianoforte. A sole 9.900 lire. Una proposta De Agostini. Pasti veloci? Qualche bicchiere in più? Troppi dessert? Lecinova aiuta a prevenire l'eccesso di grasso nel sangue e a mantenere pulite le tue arterie. Lecinova, l'anticolesterolo secondo natura. Allora, visto cosa ha detto Sofia Loren di Parmacotto? Compratelo! E ha ragione. Primo, perché il vero Parmacotto è firmato. Poi è così buono e fresco, perché appena tagliato viene messo nella vaschetta salvafetta. E solo Parmacotto lo fa. E con i punti sulla vaschetta potete ricevere il pin timoniere in ceramica bianca. E come dice Sofia, ma cattatevilla pure voi! E lo diciamo anche noi! Ajax Blu, il fresco pulito, da Ajax. Vi farò vedere con un pomodoro cosa succede alle vostre gengive usando un normale spazzolino. Rischiate di premere troppo e di irritarle. Oggi c'è Acqua Fresh Flex, l'unico spazzolino con collo flessibile. Efficace contro la placca, più sicuro per le gengive. Nuovo Acqua Fresh Flex, l'unico spazzolino con collo flessibile. Da Acqua Fresh. Il dentifricio moderno, fresco, efficace. Nuovo Acqua Fresh.
Cara Francesca, ti invio la ricetta della torta di mele che è tanto piaciuta ai bambini. Con affetto, Suor Germana. Mmm, che profumino. La torta di mele? Quella di Suor Germana. E ci sono anche le cotolette festose. Buone! Con i consigli di Suor Germana. Anche i piatti più semplici hanno quel gusto in più. In cucina con Suor Germana. Il primo fascicolo nell'elegante porta ricette in edicola a sole 1000 lire. In più vinci con le tue ricette. De Agostini, Idea Donna. Cronografi Zero. Dal cuore nero del rap nasce il colore del ritmo. Sempre loro le splendide orologi della Zero che noi promuoviamo e che diamo ai nostri ospiti ogni domenica in attesa del microfono, che come sempre il sottoscritto si dimentica. Grazie Maurizio, questa è la classica salvagente. Guardiamo questi splendidi orologi, guarda questo che bello. Grazie. Grazie davvero, ma comunque sono friendly lo stesso, lo posso dire, certo. Grazie alla Zero che è anche con noi per questo 1993, ogni tanto succede qualche problema. Allora, avevamo annunciato prima di vedere il servizio sul Venezia, su questo derby, Venezia-Verona, che in fondo è stato un gelidissimo, freddo, freddissimo pareggio. Dicevamo di questo esonero di Gigi Radice, un esonero che interessa particolarmente non solo i fiorentini, no, ma anche i tifosi friulani, perché vorrei ricordare che appunto domenica ci sarà Udinese-Fiorentina. Certo. Dicevo una cosa quindi vergognosa. Ci sarà vergognosa, sì, ma nasce credo anzitutto da un fatto caratteriale tra Vittorio Cecchigori, no? Che non ha niente a che vedere col padre, Mario Cecchigori, che ha tutta un'altra classe, un altro stile, e Gigi Radice, col quale non sono mai andati d'accordo. Ma come si può, ecco, dico, io come si può, ci si domanda, sì. Ezio, anche tu, confortami in questa tesi, come si può trattare in questa maniera un personaggio, un uomo come Gigi Radice? Ma perché c'è l'incompetenza, c'è la falsità e c'è l'ipocrisia e c'è l'irresponsabilità e manca una coerenza. Mi spiego? Sì, ma no, ti sei spiegato benissimo, ma oltretutto mi meraviglio di te che ti meravigli. Ormai nel calcio, almeno... Beh, io ho ancora questo potere di meravigliarmi, di diventare anche rosso per certe cose. Non mi meraviglio più di niente, perché insomma si esonerano gli allenatori con estrema facilità, anche perché non si possono esonerare i presidenti. Ci sono dei personaggi nell'ambiente certo, del calcio certo, che si dovrebbero esonerare da una vita, e come dei giornalisti, e come Biscardi, dei presidenti di Lega come Mattarese. Ah, non verresti al processo? Non verresti al processo? Solo se morisse Biscardi. Accidenti, poveretto, morire no, dai, no. Che gli venga una lunga influenza, dai. No. No, dico morire perché gli voglio bene, non lo vorrei vedere soffrire. Vedere soffrire. Ah, allora, una morte istantanea così, perché già conoscete. Fin quando idea. Ci sono questi personaggi qua, sti intralazzatori, sti presidenti che perché mettono dei soldi lì si sentono certo, già dei super tecnici, certo, si sentono. Sì, tra l'altro vorrei aggiungere che doveva esserci qui Adriano Buffoni, che è stato esonerato con la squadra seconda in classifica. Beh, ma dal Perugia, anche quello perché ha ragione Vendrame, allora, lo stesso esatto, discorso. C'è allora, Gaucci che vorrebbe essere già in Serie A, e se è in Serie C deve andare prima in B, no? Arrivaci, voglio dire. Invece, in fondo, allora possiamo davvero dire, e questo mi dispiace davvero dire, che è un calcio davvero malato. Ma è malato, certo, ma voglio dire, il caso di Cecchigori è ancora più sconcertante. I Cecchigori hanno preso il filone, diciamo, venendo dallo spettacolo, e cose un po' il filone Milan, no? E allora hanno praticamente, tra virgolette, costretto Radice, che è uno che ha sempre giocato a uomo, sia da giocatore sia da allenatore, a fare la zona. Radice si è messo a fare la zona quando ha cominciato a perdere qualche partito, gli ha detto torna a giocare a uomo. Questo ha detto no. Adesso naturale, il pubblico si era anche affezionato, si cominciava a divertirsi. Perdi una partita, è terzo in classifica. Terzo in classifica. Che sì, come secondo, perché il Milan è fuori classifica. Oltretutto, se ci fosse anche questa possibilità di esonerare certi presidenti, io sì, ultimamente non sono andato a vedere un film di Vittorio Cecchigori, non mi è piaciuto e vorrei esonerarlo, vorrei avere la possibilità di cacciarlo via, perché ha fatto un film certo, bruttissimo, quindi ha perso una partita e non ho questa possibilità. Certo.
Certo, lui però ha cacciato anche Cazzaniga, l'allenatore in secondo, oh sì, certo. Questo... e si parla di Vicini addirittura, pensa a testo, con tutto il rispetto sì. per la persona. E di De Sisti. O De Sisti, che è una brava persona, non voglio assolutamente offendere la persona, sia chiaro, ma è grigio De Sisti, e come non parliamo poi del grigiore di Vicini, perché voglio dire, mi sai dire Vicini... Ma Vicini, piano... scusa, è ancora vivo? Sì, sì, credo. Ah, no. Se non è, credo almeno. Auguro da morire a tutti. No, ma pensavo. No, pensavo non. No, pensavo non esistesse più nel. Invece. No, c'è ancora, ma capisci, pensa, chiamare Vicini. Pensa che ha ancora credibilità. Ma per l'amor di Dio. Ma allora chiami Berzot. Voglio dire, io allora ti. Oh, allora chiamo Berzot. Ecco, ma non, ecco, non ci questo penso, mi piaceva sentire. Ma non ci penso minimamente. Tra i due chiamo sempre Berzot. Cioè, che almeno Vicini, ha avuto tutti i riflessi. Vicini del mondo, ha fatto solo danni con la nazionale. È stato sempre Vicini ha fatto danni con la nazionale. Solo danni. Solo ha danni. Buttato via un siamo europeo. Riusciti a perdere. Siamo riusciti il mondiale in casa. Mondiale in casa, non solo, ma la cosa peggiore è che il nostro secondo posto, il terzo posto, ce l'ha fatto passare come un grande successo. Ma scusa, in un campionato del mondo non conta neppure il secondo. Ma scusa, c'è un friulano che è una leggenda dell'Italia che si chiama Dino Zoff, no? Che è l'ultimo che ha fatto vincere la Juventus una Coppa Italia e una Coppa UEFA, tra l'altro, perché poi non ha mai più vinto nulla. La Juventus da anni è stato cacciato per far venire Manfredi, tutta la storia che sappiamo. Caragnotti ha già deciso, presidente Lazio, ha già deciso di mandarlo via. Sì, sì, ma d'altronde... Ed è lì con la vittoria questo... di oggi Ancona, e lì potrà arrivare terzo, certo. secondo, il calcio che abbiamo costruito, oltretutto io, è un'opinione mia personale, io non ho molta stima di tutti quegli allenatori che quando sono praticamente a spasso vanno a fare gli opinionisti in varie TV. Un allenatore dovrebbe, se avesse della dignità, fare l'allenatore, stare a casa o andare in giro a vedere le partite, non mettersi continuamente in vetrina sperando... Sì, e questa è una mia opinione personale. No, certo. Rispettabilissima, adesso dovete rispettare anche la nostra scaletta, amici Maurizio Mosca ed Ezio Vendrame, e dobbiamo far vedere ai nostri amici sportivi come si è consumato questo derby fra Venezia e Verona. Un pareggio, dicevo, una partita giocata sotto un freddo incredibile, davvero straordinario. Mi pare che già dai titoli poi si capisca che un po' dappertutto c'era questo freddo che ha un po' condizionato. Mi dispiace, forse non ci sia un regolamento che vieti certe volte di giocare, perché in fondo io credo, caro Maurizio e caro Ezio, che venga così sminuito. Ma c'è tutto calcio, hai ragione, quando fa freddo così non bisognerebbe giocarsi, però non bisognerebbe neanche fare queste trasmissioni in uno studio gelido così, andrebbero sospese anche ma quelle. Noi lo abbiamo gelido perché l'abbiamo tenuto gelido, perché sennò che arrivavi te a riscaldarlo. C'è tutto calcio, Lorenzo, c'è tutto calcio, cosa vuoi fermare? Tutto calcio, il solito problema. Cosa vuoi fermare, campionati e cosa? Ma scherziamo, oggi c'era l'ordine di giocare anche se ci fossero stati... Già strano che abbiano sospeso due partite. Esatto, e poi proprio a Bari. Tra l'altro, a casa... a casa dell'onorevole. Benissimo. Allora vediamo questa Venezia-Verona, questo 0-0. E lo chiamano il clima caldo del derby. Beh, credetemi, per Venezia-Verona c'era un freddo che non merita aggettivi. I veneziani, fra divise, guanti e qualche calzamaglia, sembrano gli All Blacks. I veronesi, candidamente vestiti di bianco, sembrano invece usciti prematuramente da un presepe. In netto contrasto con l'ambiente, l'arbitro Cesari, che si presenta con una bronzatura caraibica. Beh, beato lui. Basta, non siamo a Palazzo Pitti e non c'è neppure la passerella. Nel Venezia mancano i delanteros, Campilongo e Bonaldi. Zac fa esordire Ballarin, classe 73, e propone l'ex interista del vecchio, altro 73, col compito di sfrugugliare i marpioni difensori veronesi. Reia propone anche una squadra senza stelle. Quelle che dovevano illuminare, Piovanelli, Pellegrini, Giampaolo, non brillano o sono colte anche loro da stalattiti. Partita di grande equilibrio, in tutti i sensi. Qualche brivido, non bastavano già quelli che c'erano in tribuna, con la rovesciata di Del Vecchio, toccata da una mano Foresta. Rossi abbandona i compagni e cerca la soluzione personale, per poco ci scappa rigore. Siamo solo al decimo, quando Ballarin propone con un cross un lodevole pericolo per il Verona. Poi tocca a Giampaolo verificare la presenza della sua squadra nel match. Lui sì, ha la sciolina giusta, ma il suo slalom si ferma fra le braccia di Caniato.
Venezia in avanti, del vecchio la palla buona, ma Pin è più Volpe. Pritz e Piovanelli, Polonia, provvede Caniago. Pietro Maiellaro sul finire del primo tempo allo specchio buono, chissà, forse voleva riflettersi invece di fare gol. A terra del vecchio, si chiama rigore, suona invece la fine del primo tempo. Ripresa, poca roba, troppo freddo. Ancora mollicci di spogliatoio, Ballarini e Caniatro non si intendono. Piovanelli nel contempo pare sordo. Poi lo stesso Piovanelli controlla e tira, fuori. Poi nulla, davvero nulla, se non il solito giro di cambi e questo rimpallo fra Caniato e Lunino. Zaccheroni e Reia sono contenti del risultato e della gara. Noi più modestamente che sia finita. Brr, che freddo. Alberto, mi pare che l'unica cosa che oggi si è mossa è stata la classifica, perché non eravamo geli con le starattiti al naso oggi. La classifica si è mossa e visto le altre mi sembra che abbiano quasi giocato per noi. A me premeva il risultato pieno. Io ho sentito la gente durante la settimana preoccupata per questa partita, si augurava lo 0-0, l'importante è non perdere, attenzione a non perdere, evidentemente un pochino tutti temevano questo Verona. Sì, oltretutto noi... bisogna sottolineare il fatto che mancavi di pedine estremamente importanti come Campilongo, Bonaldi. Esatto, però in campo abbiamo cercato di prendere iniziativa, abbiamo cercato di attaccare, di offendere, abbiamo cercato di vincere la partita, tant'è vero che gli abbiamo concesso due o tre contropiedi non particolarmente pericolosi, però ci siamo sbilanciati oltre misura in avanti per cercare di portare via i due punti che devono essere l'obiettivo di questa squadra. Io oggi, prima della partita, ho detto che ragazzi, il risultato mi interessa relativamente, l'importante è che bugia. Ti assicuro che il risultato oggi contava meno del comportamento della squadra. È un mese e mezzo che questa squadra ha perso un certo tipo di mentalità. Io oggi volevo una squadra corta, aggressiva, molto determinata, che cercasse di vincere, che non si mettesse a fare dei calcoli come ha fatto da un mese a questa parte, e oggi l'ha fatto. Poi le occasioni da rete sono state pochissime, e abbiamo trovato di fronte un avversario ostico, il terreno ma soprattutto il vento non permettevano determinate giocate e quindi di conseguenza non siamo riusciti a fare di meglio, però l'importante era ritrovare una certa mentalità che è quella che ci consentirà di raccogliere punti di qui alla fine. È stata una partita insomma un po' snaturata da queste condizioni atmosferiche. Ma sicuramente penso che siano state determinanti le condizioni atmosferiche, a parte il campo gelato, a parte il freddo e il vento, non si poteva chiedere sicuramente di più dal punto di vista spettacolare. Noi eravamo così venuti qui con il programma di pareggiare la partita, ci siamo riusciti. Ma il Venezia ha cercato di vincere la partita ma non c'è riuscito, anche perché il Verona non gliel'ha permesso. Secondo me la mancanza di Campilongo e Bonaldi è stata determinante e la latitanza dell'attacco del Venezia ha permesso al Verona di rinforzare molto il centrocampo. Il Verona ha imbrigliato la manovra del Venezia proprio a centrocampo e ha conquistato lì il pareggio. Poi, come hai detto tu, era una partita da clima islandese. L'unico commento che mi viene da fare su questa partita, più che un commento, è una confessione, un senso di invidia per chi aveva i mutandoni di lana. Atlanta Game, perché la vita è sempre un gioco. Beh, abbiamo visto, o meglio, abbiamo visto poco perché c'era poco da vedere, sì, di questa partita. Intanto abbiamo però sentito i commenti di Ezio Vendrame, no? Sì. Falli a voce alta. Su cosa? Su quello che hai visto. Hai fatto dei commenti stranissimi. No, non ho fatto nessun commento sulla partita perché l'ho vista passivamente, anche perché non mi interessa le immagini della partita. Mi ha fatto piacere sapere che ha giocato sto ragazzo, sto Ballarin qua, perché è un ragazzo che giocava l'anno scorso a Sassile vicino a casa mia, è un ragazzo che largo ai giovani, molto molto interessante. Per quanto riguarda il commento che ti riferivi sulle parole di Zaccheroni, ho detto un sacco di parole.
Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti perché adesso abbiamo una telefonata che credo sia molto interessante. Si tratta di un nostro amico che domenica prossima sarà da queste parti, non solo perché ci abita, lui è di San Donà di Ceggia per la verità, ma soprattutto perché è un personaggio di quale si è parlato ultimamente in maniera piuttosto molto sostenuta, bene. Molto bene, soprattutto perché anche giocherà domenica prossima a Udine e soprattutto perché fa parte di un momento particolare che attraversa la sua squadra. Si tratta di Massimo Orlando. Ciao Massimo. Buonasera a tutti. Come ciao, stai? Insomma, mica tanto bene oggi, si è perso. Quando si perde non si sta mai bene. Ecco, stavamo commentando questa notizia un po' improvvisa, se mi consenti, e inaspettata dell'esonero di Gigi Radice. Sì, sono d'accordo anch'io. Nessuno si aspettava che la società prendesse questa decisione. Però purtroppo il presidente a fine partita è entrato molto arrabbiato negli spogliatoi, sì. E ha ritenuto opportuno che la decisione più giusta fosse quella di cambiare l'allenatore, è stata irremovibile. Sì, anche perché poi Orlando, no? Buonasera. Buonasera. Penso questo, che Radice credo che abbia cominciato con voi un certo tipo di gioco a zona, diciamo, più coraggioso e più spettacolare di quello che erano anche le sue, che era la sua indole, mi spiego? Infatti noi siamo... lui in fondo è andato contro natura pur di andare incontro alle richieste della società e del pubblico. Sì, perché il mister è sempre stato un allenatore che ha giocato a zona, a uomo. Certo. E adesso noi siamo demoralizzati perché in questi 4-5 mesi avevamo costruito un gruppo, una squadra che giocava anche un buon calcio, praticando una buona zona. Vedere sfuggire tutto adesso, che fin dei conti siamo sempre quarti, quinti in classifica, mi sembra un po' assurdo. Sì, oltretutto, ecco, siete in una posizione di classifica, insomma, che non mi pare così deficitaria. Però lì sono quarti. Sì, anche oggi sì, abbiamo perso, però se si va a vedere la partita, l'Atalanta ha fatto un tiro in porta e noi abbiamo avuto 8-9 palle gol, non siamo riusciti o un po' per la sfortuna, un po' per l'imprecisione, la bravura di Ferrone a mettere la palla dentro. Massimo, voi avete avuto qualche presa di posizione nei confronti del presidente o avete accettato passivamente questa sua decisione? La squadra era un po' dispiaciuta perché noi volevamo tutti bene al mister Radice, sia perché ci faceva giocare come piaceva a noi, anche perché era un uomo eccezionale, però come si sa, quando il presidente decide una cosa e non si può fare niente. Ecco, si sta ventilando, magari hai saputo qualcosa circa il probabile sostituto di Gigi Radice, Massimo? Ma di concreto no, però si diceva da queste parti, si parlava di Radice o di De Sisti o di Vicini. Ah, stiamo bene. Beh, dalla padella. No. Ma sì, cioè, si parlava, c'erano voci sì, della sì, piazza. Sì, poi magari può essere un altro, ci può essere Agroppi, ci può essere Fascetti, ci può essere Sonetti, ce ne sono tanti in giro, ci può essere Sonetti, che è un eccellente allenatore. Proviamo a fare una domanda forse così, un po' impertinente per un giocatore. Chi ti piacerebbe avere al posto di Gigi Radice? Ma è sempre un po' difficile rispondere perché... Ma tu sei una persona molto schietta. Sì, è difficile perché io vorrei tanto che fosse rimasto e che rimanesse, certo, che il presidente certo. In questa notte ci ripensasse, però se non c'è questa possibilità io penso che come uomo Vicini faccia per la Fiorentina. Okay. Beh, qui credo che non trovi molti consensi in questo studio, Massimo. Ma non lo so, io no, dico... No, io non voglio discutere l'uomo, io discuto il modo di giocare, capisci? Cioè, la nazionale con Vicini non ha mai avuto un gioco, ecco, voglio dire... Signor Mosca, c'ha ragione lei, però in questo momento noi, anche se magari è un discorso un po' assurdo, abbiamo bisogno più dell'uomo in questo momento. Più? Beh, ho capito, certo, questo ho capito. Perché si rischierebbe anche di rovinare uno spogliatoio che vi posso garantire che è veramente bello. Lei non si faccia imbrigliare nella lite Fiorentina, Juventus e qui, lei vada dritto per la sua strada con la sua coscienza come ha sempre fatto, Sì, certo. Ha capito? Lasci che litigano gli altri, sennò fa la fine di Baggio. Ha capito cosa voglio dire? Certo, signor Mosca. Ecco, sono che si porta lei. Ancora presso questa cappa lì, tutta la sua vita, Baggio. Purtroppo sì. Senti Massimo, sì. Domenica tu vierai su a Udine. Certo. Troverai un vecchio amico. Sì. Chi è? Ne troverò di amici lì, insomma, è una partita un po' particolare, anche perché gioco dalle parti mie e ci tengo molto
oltre che a fare risultato, far bella figura. Non esagerare. Lo so, però noi dopo una sconfitta del genere abbiamo bisogno di cambiare subito pagina e di fare risultato, perché sennò si rischia veramente di fare il campionato che abbiamo fatto l'anno scorso e che non è assolutamente nelle potenzialità della squadra. E poi speriamo che un giorno Sacchi si ricordi di chiamarlo. Ma credo che questo giorno sia abbastanza prossimo, sai Massimo. Ma questa non è una cosa che posso dire io. Lei quanti anni ha? Io ho 21 anni. Ah, beh, allora c'è ancora tempo. Sì. Passerà anche Sacchi. Massimo, senti, io ti ringrazio di questa tua disponibilità. Grazie a voi. Ti auguriamo di passare una notte serena, cosa che non succederà probabilmente a Gigi Radice, ce ne dispiace davvero. Purtroppo è così. Vi ringrazio, buona serata. Grazie, a grazie, ci vediamo domenica. Arrivederci, Massimo. Buonasera. Grazie. Allora, torniamo noi. Mi pare, sì. No, pare... Invece... Io posso capire, credo, se siete sì. d'accordo, cioè un ragazzo di 21 anni, lo spogliatoio evidentemente sarà rimasto un po' scioccato, un po' traumatizzato, perché ci sarà stata la scenata isterica di Vittorio Cecchigori, ma l'immagino. Lo spogliatoio cosa? Questo cacciato così, quindi il fatto dei vicini che dà un po' l'idea è un po' di papà. Mi spiego? Sì, ma ecco, stavo pensando, non riesco a capire come, ascoltando le parole qua di Orlando, sì? una squadra sì, dove sono così uniti, dove c'è un gruppo così forte, omogeneo, da quello che diceva lui, che ha una stima così sembra illimitata sulle radice, ma oltretutto come non solo come allenatore, ma specialmente come uomo, no? Non possano tutti, visto che hanno detto che Radice è un uomo, che anche loro dà un gesto di coraggio, da dimostrare che anche loro sono degli uomini, e al limite parlare con Cecchigori. E cercare di convincere. Ma hai mai visto cosa è successo a Napoli con Ranieri? Ma quando succede mai una cosa del genere? Con Ranieri son due situazioni totalmente diverse. Ma mica tanto, perché lui tutta la squadra si era stretta attorno a Ranieri. Giustamente, però. E Ferraino gliel'ha fatta pagare. Ma mentre con Ranieri non sono venuti i risultati a Napoli, mi sembra che con Radice, ne avete detto anche voi, oggi sono quarti, certo, hanno un punto. Quindi, ma ecco perché evidentemente si va oltre il fatto tecnico, mi spiego. C'è un fatto che non vanno d'accordo quei due, questa è la verità, capisci? Sì, e poi domani sera ci sarà Cecchigori, il processo del lunedì, che darà spiegazioni. Sì, vero? Però se Biscardi mi fa parlare, se Biscardi mi fa parlare un attimo, sarei curioso di poter... Se si verifica l'ipotesi di... Lo devi ammazzare perché ti faccia parlare, lo devi ammazzare. Se lo fai ammazzare forse potrai parlare. Poi tu hai giocato tanti anni e bene, sì, ma una cosa. Il tutto è molto deprimente, comunque. Cioè, però sentimi, lo spogliatoio, a me viene da ridere quando sento dire vinciamo, il nostro segreto è l'unione dello spogliatoio. È una balla, è il contrario. Grazie. Cioè, lo spogliatoio è unito perché vincono. È naturale. Non so se rendo l'idea. È conseguenziale. È così. Hai capito cosa dire? No, poi perdono e lo spogliatoio non è unito. Ma non è che vincono perché lo spogliatoio è unito. No, è vero. Sei d'accordo? Perfetto. Vedrai adesso già, vedrai lì come si sfascia già. E qui ritorniamo al discorso che aveva sollevato tanto Vendrame. Tempo fa. Vendrame. Della banalità di certe dichiarazioni. Certo. Sì, ma io... Ma io dico, ma scusa una cosa, ma un allenatore non può essere proprio completamente essere preso in giro. Quando, ormai lo sappiamo, quando i Cecchigori... Uno della caratura di un Gigi Radice, cioè ma questo che è vergognoso. Ma i giocatori hanno dichiarato i Cecchigori, dice, Vittorio Cecchigori, ha detto l'altro giorno, dice, 10 giorni fa, ha detto, Radice non ha mai messo bocca nella campagna acquisti. Ma scusa una cosa, ma sono cose da andare a dire e da fare. No, lo domando. È l'ideale per un presidente, sì, così gli dai la colpa. Certo. Ma sì. Se non fai i risultati, gli dai la colpa. Questo... Chiedo scusa. C'è la pubblicità. Ti ringrazio, Maurizio.
CIS. Ci siamo fatti in sette per darvi un mare di mobili a prezzi incredibili. Anteprima 93 alla CIS con le nuovissime collezioni ed ancora le grandi promozioni 92. Ricordate, se decidete di cambiare in cuoio, il vostro vecchio salotto vi verrà valutato 1 milione. Offerte speciali, grandi soldi. CIS, la forza di un grande gruppo. C'è un tesoro là nel bosco. Freschi funghi genuini, gran segreto di Merlini. Fragranti e ben seccati in sacchetti sigillati. I migliori nei vasetti, sia sott'acqua che sott'olio, di Merlini sono l'orgoglio. Le primizie ben curate, presto in ghiaccio surgelate. Tutti pronti e preparati per la tavola e i palati. Merlini, funghi di bosco. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta. Alla Fiera di Padova, ottava esposizione internazionale del gatto di razza pregiata. Oltre 600 esemplari selezionati fra i campioni del mondo. Sabato 9 e domenica 10 gennaio dalle 9 alle 19 alla Fiera di Padova. La gatta faceva le fusa. Da giovedì 7 gennaio un'incredibile occasione Zulian. Sì, non l'avresti mai pensato, ma oggi finalmente puoi avere anche tu la pelliccia più bella firmata Zulian a prezzi fantastici. L'incredibile occasione Zulian ti fa indossare visoni da 2.950.000 lire, marmotte da 1.950.000 e in più in esclusiva capi di pelliceria giovani, colorati, sportivi firmati Pierre Cardin a prezzi sbalorditivi. Pelliceria Zulian, in via Montegrappa, sulla statale Castelfranco Cittadella. In natura, il sole riempie di sapore i frutti della terra che Cirio coglie per te. C'è tutto il sapore della natura nei nuovi piselli Cirio. Così teneri, così dolci. Una dolce freschezza per i tuoi piatti. Piselli e fagioli Cirio, come natura crea. In natura, il sole riempie di sapore i frutti della terra che Cirio coglie per te. C'è tutto il sapore della natura nella nuova passata rustica Cirio. Così genuina e polposa come quella fatta in casa, l'unica che raccoglie con la forchetta. Passata rustica Cirio, come natura crea. In natura, il sole riempie di sapore i frutti della terra che Cirio coglie per te. C'è tutto il sapore della natura nella nuova polpa più Cirio. Così ricca e gustosa, con i suoi bei pezzi di pomodoro, polpa più è la polpa tutto corpo e sapore. Polpa più Cirio, come natura crea. Atlanta Game, perché la vita è sempre un gioco. Guardatele, sono davvero stupende le scarpe dell'Atlanta Game con questa nuova serie che hanno prodotto proprio in questi giorni e che è commercializzata proprio nei migliori negozi di scarpe. Guardate che graziose, che belle. Anche Berlusconi, mi sembra. Queste? Beh, dubito che le usi Berlusconi. Perché? Sì, le usa anche Berlusconi. Sì, mi sembra di sì, l'ho viste. Sì. Beh, cioè, non quelle rosa, spero. No, quelle bianche. Ah, ecco, quelle bianche. Ho visto una fotografia l'altro giorno sulla Gazzetta di lui in tuta Milanello e mi sembravano quelle scarpe lì. Posso fare una battuta? Credo che queste scarpe della Atlanta Game stiano prendendo davvero piede. Piede sicuramente. Ecco. Piede sicuramente. Sì, sono diventate famose. Ma sono ottime. Ma ecco, mi è sembrato davvero che le avesse Berlusconi. Noi ringraziamo dunque l'Atlanta Game che ce le propone, ci dà la possibilità di promozionarle e naturalmente di consegnarle ai nostri ospiti questa sera. Caro Ezio, mi dispiace, ma dimmi. Tu sei infreddolito in una maniera incredibile. Non so, vorrei fare qualcosa per scaldarti. Sì, ma tra Groppi e Sivori, chi butteresti dalla torre? Tra Groppi e Sivori. devo pensare, si possono buttare anche tutti e due? Allora è finito il gioco. Tra Groppi e Sivori, scegli. Non lo so.
Non ho simpatie per nessuno dei due, devo dire la verità. Ma Mosca, se ci fosse in questi tre, lo salveresti? Eh? Lo salveresti tra Mosca? Ti dico la verità, prima di stasera, glielo ho detto anche a lui prima. Ecco, posso dirti una cosa adesso? Sì. Ti devo confessare una cosa, Maurizio, che lui in maniera molto scanzonata, perché lui è un puro di animo, di mente, eccetera. Sì. Mi ha detto, vengo volentieri, mi ha detto, perché devo dirgliene quattro a Maurizio Mosca. Ah, no, sì? Questo non è assolutamente vero. Questo non è assolutamente vero. Nega subito. Digliene quattro in termini, cioè molto. No, ecco. Io gliel'ho detto anche a lui e te l'ho detto anche a te prima. Conoscendolo così, solo come personaggio televisivo, così, avevo un'idea di una persona. Stasera, restando quell'ora assieme che siamo stati prima così. L'ho conosciuto meglio e mi ha fatto molta, molta tenerezza. E difatti sono qua che sto cercando di convincerlo a fermarsi con noi per coccolarmelo un po', perché mi ha fatto molta, molta tenerezza. Ma vedi, allora, se tu magari potessi conoscere meglio e più da vicino magari Biscardi, potresti cambiare opinione anche su di lui? No, assolutamente, anche perché le persone viscide, siccome lui mi dà un senso di viscidità, non assolutamente lì è difficilissimo, difficilissimo, quasi impossibile che posso aver preso un abbaglio, anche perché non è solo una mia opinione personale, ma di tantissime persone. Insomma, che ti conosco. Toglie il sonno questo Biscardi, beh. No, mi dà fastidio, una persona. Senti, che mi dà molto fastidio. Noi molto abbiamo un fastidio, momento abbastanza simpatico durante la trasmissione, quello di Rogasca. Sì. Il momento del premio per un nostro amico che ci telefona, che è stato fortunato nella scelta, nel trovare la linea, e vediamo se riusciamo a mandarlo, visto che siamo in periodo di vacanza, va bene, ancora gaudenti di queste feste, se riusciamo a mandarlo in vacanza in questo straordinario posto che è Rogasca. Una vacanza di gioia e di salute. A Rogasca troverai tutto ciò che fa di una vacanza benefica una vacanza migliore. Golf, tennis, equitazione, piscina, un beauty center avanzatissimo. E per concludere la tua giornata, il gradevole casino. Punta anche tu su Rogasca. Vincerai in salute. Pronto? Buonasera, auguri a tutti voi. Grazie, augurissimi. Siete come tre moschettieri stasera. Sì, ci mancano un po' le spade, magari. No, no, qualche... no, l'importante è che arrivi un quarto. Ah sì? Sì. E chi sarebbe? Beh, fate voi. Chi vuole? Di Marzio non può venire, Gildo non può venire, chi vorrebbe? Ci sei te. Ma aspettiamo un allenatore serio della Fiorentina, va. Ecco, ah sì? Bravo. Lei ecco. Chi metterebbe? No, 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 non vado in merito, no. No, ma scusami, da dove chiami e come... Padova, sono Alessandro. Alessandro, beh, intanto grazie, mi pare che il 93 per te cominci davvero bene, insomma. Sì, beh, è finito bene, è iniziato bene. Ecco. Senti, sei tifoso di qualche squadra in particolare? Sì, amo l'Udinese perché sono dalle parti di Sacile, quindi un particolare saluto a Vendrame. Alle parti di Vendrame. Senti, io non ho mai fatto con i nostri amici telespettatori prima di passare al quiz, ma se così hai la fregola un po', visto che ci sono due grandi personaggi, di fare una domanda, di toglierti qualche curiosità, ti concediamo, visto che è la prima trasmissione dell'anno. Sì, no, a me Vendrame effettivamente mi è piaciuto nella Domenica Sportiva perché ha detto delle cose eccezionali e poi so che è andato in tilt il centralino, perché effettivamente, cioè, stavamo ancora per gli europei, ha fatto una domanda che ricordi io al presidente Materese, perché lei non era presente all'assista della squadra, quindi non, cioè, tramite Groppi, no? Non so se ricorda. Sì, sì, praticamente sì, mi ricordo. Ecco, quindi da lì io ho capito che la persona è sana, insomma, ecco. Per Mosca volevo fargli tanti auguri, cose del genere. L'ho visto ultimamente qua su un locale a Padova, in compagnia, e da vicino mi ha dato un'impressione molto buona, quindi gli faccio tanti auguri perché continui nella sua... Sì. Grazie altrettanto a lei. A lei. Beh, guarda, senti, io non ti farei neanche il quiz. Hai parlato così bene, ti manderei subito a Rogasca, giusto? Vabbè, ma non possiamo, dobbiamo farlo, ma ci divertiamo lo stesso. Credo che sia facile tu possa indovinare, Alessandro. Ora, grazie a Davide Mainardi e Sandro Scatolin. Vediamo che cosa ci propongono in questa settimana per il nostro amico Alessandro. Vediamolo insieme.
Ecco, attenzione, sono immagini che si riferiscono al Padova, Stadio Piani. Attenzione, vedi, questa entrata, secondo te, quel giocatore nell'area padovana farà gol o no? No, non fa gol perché è inevitabile. È inevitabile, dici? No, perché so chi è, quindi... Ah sì? Sì, è aggiornatissimo, vediamo. E in effetti c'è la grande parata di Dal Bianco che si oppone, e si oppone, ma non del tutto, perché ti lascia andare a Rogasca. Vi ringrazio. Allora, Alessandro, noi siamo veramente contenti per te. Un bel viaggio a Rogasca, un posto straordinario e un felice anno nuovo anche per te. Comincia benissimo. Auguri. Grazie. Auguri. Ciao Alessandro, arrivederci. Arrivederci. Io vedendo qui alcune cose, vedevo... Tanto è di moda adesso fare gli oroscopi, no? Gli oroscopi, giusto. Sì, dell'anno nuovo. Ecco, io ho visto che... Che poi è sempre bello, per cui è come giù Cascasella, sì. Che lascia sempre nel dubbio, uno non sa sì. mai se è vero o non è vero, no? E la sua forza è un po' come Amanda Lear, che non sai mai se è uomo o donna. Sì, no, ma c'è una cosa che vedevo, dunque adesso io vedrai che è uno scorpione e tu sei un cancro. Sì. Va bene. E uno dei motti dello scorpione dice io taccio. È vero, Ezio? No. Ah, non lo so. Il motto io taccio è un difetto, è l'intransigenza. Io ne ho tantissimi difetti. Beh, l'intransigenza è anche un merito, però. Esatto. Poi la qualità e la volontà. Corrisponde? Non lo so, dipende dalle circostanze. Sono un uomo talmente strano e pieno di difetti e di limiti, sai, che l'importante è saper convivere anche con loro e si cerca sempre di migliorarsi, anche se delle volte non è semplice. Mentre per Maurizio, per completare questo piccolo oroscopo, diceva che uno dei difetti è l'instabilità e uno dei motti è io sento. E il tuo numero fortunato è l'11. Beh, l'11 è un numero che mi piace molto. Ecco, per me è il 27 in questo momento, che sarebbero le 23 e 27, e deve essere il mio numero fortunato, perché se non do la linea a un altro servizio mi tolgono. Mi dispiace solo che sia Maurizio del Cancro e non Biscardi. Questa è bella, ti posso fare? No, non so. Un applauso. Grazie. Dobbiamo passare a un altro sport, un altro servizio filmato, sicuramente interessante e simpatico, perché vedremo un grande protagonista del Circo Bianco, cioè Tescari, l'asiaghese Tescari, nelle vesti di hockeyista per una serata davvero straordinaria, davvero natalizia. E lo vediamo intervistato da Cesare Pivotto, ricordando però che l'Asiago giusto ieri sera ha perso nella regular season, che lo vedeva opposto a Milano contro i Lions Milano per 8-4. Comunque è tempo di festa, parliamo di cose allegre, vediamo Fabrizio Tescari in questa intervista di Cesare Pivotto. Fabrizio Tescari, uno spogliatoio, un abbigliamento non usuale per te. Anche abbastanza imbottito rispetto allo sci. Come mai in queste vesti? Perché sono un appassionato all'Hockey Club, ringrazio il presidente e tutto l'Hockey Club Asiago per darmi questa possibilità di entrare nel ghiaccio vestito in questo modo. Quindi sarà il tuo l'ingaggio inaugurale di questa sera? Spero di sì, magari anche la prima azione, che sarà molto difficile. Un ambiente, un modo diverso ovviamente rispetto a quello a cui sei abituato. Certo, qua sono già fuori posto, però essendo un appassionato so già magari come comportarmi bilanciamento sui pattini. Fabrizio, con questo esordio di campionato per l'Asiago, magari potrebbe portare di buon auspicio il tuo esordio in Coppa del Mondo di quest'anno. Lo spero tanto, anche perché l'Hockey Club ne ha bisogno e che continui, non come ho fatto io, le altre gare di Coppa. Speriamo che anche il mio augurio vada tutto all'Hockey Club nei migliori dei modi. Allora farai uno slalom vincente per andare a rete questa sera? Sarà molto difficile. Lo slalom non so fare, però con il disco tra le mani è troppo difficile. Ringraziamo Fabrizio della Protosia di Mostacci e gli auguriamo.
arancissima, 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 arancissima! Da giovedì 7 gennaio un'incredibile occasione Zulian. Sì, non l'avresti mai pensato, ma oggi finalmente puoi avere anche tu la tua pelliccia più bella firmata Zulian a prezzi fantastici. L'incredibile occasione Zulian ti fa indossare visoni da 2.950.000 lire, marmotte da 1.950.000 e in più ti propone una vasta scelta di capi Shearling e Nabuc per uomo e donna ancora a prezzi di vera convenienza. Pellicceria Zulian, in via Montegrappa, sulla statale Castelfranco Cittadella. In natura, il sole riempie di sapore i frutti della terra che Cirio coglie per te. C'è tutto il sapore della natura nella nuova polpa più Cirio. Così ricca e gustosa, con i suoi bei pezzi di pomodoro, polpa più è la polpa tutto corpo e sapore. Polpa più Cirio, come natura crea. In natura, il sole riempie di sapore i frutti della terra che Cirio coglie per te. C'è tutto il sapore della natura nella nuova passata rustica Cirio. Così genuina e polposa come quella fatta in casa, l'unica che raccoglie con la forchetta. Passata rustica Cirio, come natura crea. In vacanza, con la tua casa, le sorprese sono semplici e quotidiane. Puoi prolungare fino a sera la tua libertà. Questa è la differenza. Mare Pineta. Una grande società immobiliare che ha ideato e costruito la tua nuova casa a Eraclea Mare e a Caorle, vicino alla affascinante Venezia. Telefona al numero in sovraimpressione. Ti forniremo tutte le informazioni necessarie. Mare Pineta, il valore in più che fa la differenza. Preferisco vivere. Beh, io credo che finalmente siamo riusciti a scaldare un po' questo ambiente, soprattutto mi pare un infreddolitissimo, mi pare, Ezio Vendrame, con questo bicchiere in mano per fare un brindisi a qualcuno. Certo. Sarai contento, spero. No, visto che 10 minuti che siamo così, ero preoccupato che ci venisse, giustamente. Anche perché mi risulta che a San Vittore c'han le celle riscaldate. E quindi forse ci conviene. Vabbè. Scherzi a parte, Ezio. Dimmi. Il brindisi quest'oggi vogliamo fare proprio in prospettiva futura, cioè per un giovane, io credo, proprio per questo giovane che oggi ha esordito con il Venezia, Fabiano Ballarin. Sono contento di fare questo brindisi per questo ragazzo, anche perché una volta di più dimostra che ci sono dei ragazzi che anche a livello dilettantistico e possono ben figurare in certe categorie di professionisti e quindi sono maggiormente felice per questo ragazzo, oltretutto che ho visto giocare e che è un ragazzo di notevole qualità. Sono felicissimo per lui. Non alzate i calici perché e noi adesso... Alza? Sono anchilosato. E chi li alza? Stai buono, un attimo solo. E sentiamo proprio questo ragazzo che ha esordito quest'oggi con il Venezia. Fabiano Ballarin. Pare che cominciare l'anno con i giovani sia la cosa più importante, visto che a loro si chiede, ci si specchia verso il futuro, no? E qui abbiamo Fabiano Ballarin, che oggi ha esordito in Serie B con il Venezia, classe 1973, nato a Padova. Il futuro è tutto tuo. Il futuro di sicuro è mio. Speriamo di andare avanti così, di migliorarmi sempre e se è possibile di restare qua a Venezia. Senti Fabiano,
Questo tuo esordio è stato preceduto da qualche sentore oppure Zaccheroni ha preso questo coraggio a due mani per farti esordire una partita che ritengo difficile? Devo dire che ha preso con coraggio, mi ha dato fiducia piena e così mi sono trovato a giocare contro il Verona qui e mi ha avvertito questa mattina. Ma io ho preso questa decisione con molto piacere naturalmente, anche se era abbastanza inaspettata come decisione. Timori pure, emozioni, qualcosa? No, devo dire di no. Nessuna emozione, e questo devo attribuirlo il merito ai miei compagni di reparto, soprattutto Mariani, Verga, che mi hanno, Ciccio Romano, che mi hanno sempre aiutato praticamente dal primo minuto all'ultimo e prima del primo minuto. Senti, noi abbiamo una rubrica in fuorigioco, non so se lo sai, ed è il brindisi della gioiosa. Io credo che il brindisi migliore quest'anno, proprio per cominciare l'anno, si debba fare a un giovane. Quindi io adesso lascio la linea allo studio insieme con Maurizio Mosca, se qualcuno non ci passa davanti, per fare il brindisi a Fabiano Ballarin, che quest'anno ha esordito in Serie B, proprio nella prima partita dell'anno. D'accordo? Grazie e complimenti. Eccoci qua, proprio. Davvero davvero complimenti e ringraziamo naturalmente Vendrano la gioiosa. Ancora adesso mi ribadiva proprio il valore di questo ragazzo. Sì, ha giocato e tra l'altro ha giocato anche facciamo bene. Facciamo tanta fortuna e che è importante con i giovani, ha ragione lui, cioè bisogna insistere quando lo lanci, poi ci devi credere. Esatto. E trasmettergli questa autocarica. Brindiamo, grazie alla gioiosa in questo momento importante. Oh, finalmente, evviva! Non arrivo, non ho un braccio così lungo. Allora, evviva Ballarin e grazie alla gioiosa. Di marzo, scusaci, peggio per te se non ci sei stasera. Ha perso una grande occasione. Hai perso l'occasione, noi ci beviamo il gioioso. Evviva, grazie. Ecco, mi pare che siano importanti questi giovani, no? Ezio, perché, però che punti di riferimento hanno questi giovani? I punti di riferimento, sai, io ho fatto, anch'io ho fatto parte di questo mondo del calcio, erano altri tempi così, giravano meno soldi, non lo so, si è sempre parlato, è stato un caso nazionale di Maradona, anche giustamente come esempio negativo. Per i giovani, per la sua vita privata, e son d'accordissimo in questo, anche se, se per me è talmente evidente la sua negatività che non certo. È stata, non è, certo. Sì, sì. Non è una sorpresa, secondo me è molto negativo anche, secondo me il fatto che certi campioni son degli idoli, diventano dei punti di riferimento per i ragazzi e quindi questi campioni che hanno anche dei grossi conti in banca dovrebbero avere anche la forza di essere meno banali nelle interviste, certo. Di essere anche di ricordarsi che anche se sono degli altri dei grossi campioni, sì. E prima di essere dei grossi campioni sono degli uomini. Sì, ma ultimamente poi è nata una polemica su questo atteggiamento, sul modo, sulla situazione comportamentale di questi, sì. Di questi giocatori, una polemica che abbiamo poi elaborato anche qui in studio con la professoressa, sì, produttoressa Slepoi, la psicologa. Cozzano anche spesso contro un mondo di omertà. No, hanno anche paura paura perché capito? Hanno paura di rischiare, esatto, ma ad un certo momento secondo me è molto più importante essere apprezzati più per come si è come persone che come giocatori. Se uno è un grosso giocatore resta un grosso giocatore sempre, certo. E secondo me per questi ragazzi dovrebbero dare anche degli esempi di altri tipi di esempi. Cioè? Di rischiare di più, di non essere banali, di dire quello che effettivamente pensano, anche se delle volte... Ma dunque mi pare allora di dover dire e ribadire ancora una volta, se ne fosse bisogno, che in fondo la dottoressa Slepoi ha detto delle sacrosante verità, insomma. Ma la dottoressa ha detto delle sacrosante verità, anche se non si può generalizzare, perché i calciatori, sì. E come tutte le categorie, prima sì, di essere calciatori, sono degli uomini. Sì, per carità, sono degli uomini, giustamente, se analizziamo
valorizziamo la categoria dei calciatori. Cioè, in fondo praticamente diciamo l'immaturità della quale si parla, in fondo, perché questo è il concetto di alcuni giocatori, è l'effetto, mentre la causa invece possono essere benissimi i presidenti della società o tutto il mondo delle circonde. Ecco. A me scappa da ridere quando sento, ma ci sono certi giocatori che se devono fare il biglietto di un aereo non sono capaci. No. Io sono convinto che non è capace neanche Agnelli o Berlusconi, che non l'hanno mai fatto. Ad un certo momento, se uno è in una posizione economica, sono anche messi loro in condizioni. Giustamente. Perché tu sei meglio di me, quando si viaggia c'è quello che rinnova tutti i passaporti, quello che arriva col pacchetto di passaporti. Quindi quando poi escono da questo mondo non sono capaci di rinnovare un passaporto, ma non è che è colpa loro, è colpa di chi non gli ha insegnato prima. Però in compenso, Maurizio, sono in grado di fare delle opere buone, della beneficenza, come hanno dimostrato di farlo attraverso delle partite, attraverso delle iniziative. Sì, ma anche lì il discorso sarebbe lungo, non voglio fare il moralista, però io l'ultima trasmissione che avete fatto qua, per l'amor di Dio, anzi sono per tutta la gente che fa beneficenza, sì, tanto di cappello, però si può fare in silenzio qua, però, giustamente, fa beneficenza, praticamente la solidarietà significa dare qualcosa a qualcuno che ha bisogno in cambio di niente, è un gesto d'amore, ma ci vuole umiltà e ci vuole amore vero, quello che viene dal basso, dalle strutture. Per me gli unici che fanno veramente della vera beneficenza sono quelli i giocatori della nazionale cantanti. Sai perché? Perché almeno è chiaro, loro hanno uno sponsor che gli paga le spese e stop. Però siccome incassano sempre 300, 400, 500 milioni, quella è una beneficenza vera. Non so se ho capito, ma è vera anche quella che, non lo so, io seguo sul calciatore il portiere del Padova, Dal Bianco, apprezzo molto queste iniziative, però solidarietà significa dare qualcosa in cambio di niente, ma quando vedo qua in trasmissione che un giocatore del Padova si presenta con un foglio dove specifica tutte le offerte fatte a enti, mi sembra una cosa di uno squallore, perché mi sembra che non è più dare qualcosa in cambio di niente, significa dare qualcosa in cambio di accattivarsi la simpatia dei tifosi, accattivarsi la simpatia dei giornalisti e di tutto. Allora qua io un po' sì, ho capito. Mi dà un attimo anche se voglio dire, ci sono delle tali situazioni di vita oggi, no? Che ti porta un pochettino a pensare, hai capito? Viviamo continuamente in questo mondo qua dove ci sono situazioni che ti portano, dove questo così dopo ci meravigliamo se c'è Chigori esonera non c'è da meravigliarsi, no, ma infatti io non mi meraviglio, sto facendo una polemica con te, perché dopo vediamo la classica è anche quella il comportamento di Chechigori, poi lasciamo perché credo fanno segni di pubblicità. No, andiamo tranquilli. Volevo soltanto dire, perché mi sembra che sia interessante queste, le punture le facciamo, magari rinviamo domenica prossima, se sei d'accordo, Maurizio. Non le facciamo? Facciamo una punturina veloce? Sì, ci vuole. Una punturina veloce, allora stoppiamo, andiamo via con le punture di Mosca e saranno durette stasera. Bene, allora è il momento delle punture. Naturalmente Ezio puoi anche intervenire su queste punture. Dicevo rapidissimamente che Chechigori, questo comportamento, anche questa è una forma di violenza. Giustamente. È indubbio, così duro, è una forma di violenza. Certo. E poi dopo, la pace, quando c'è Juventus Fiorentina che si danno la pace al processo del lunedì, che fanno tutti ridere. Come direbbe Ezio Vendrame, balle. Che fanno tutti ridere. Allora, palette, rosse o verdi? Allora, adesso parliamo subito. Dicevo che una delle cose peggiori di questo campionato non è tanto il Milan che l'ha ucciso, quanto la distanza che lo separa dalla Juventus, Maurizio. Cioè, 10 punti, Juventus, con Boniperti. Paletta rossa. Ecco, con Boniperti. Che oltretutto stuzzica Chechigori su Orlando e sembra veramente un film già visto. Quella è una cosa ridicola, perché è già successa con Baggio, quindi evidentemente uno dei due mente, e anche questa è un'altra forma di violenza in un contesto di due tifoserie
la cui rivalità ben purtroppo conosciamo, quindi questo lasciamo questa stare. Boniperti, questa Boniperti mi pare, e poi una mi pare che proprio se la sia cercata anche Trapattoni, altra paletta rossa Trapattoni per Vialli, esatto, vuol dire mezzala Vialli che non lo vuole nessuno. Vialli è stato comperato per 4 miliardi all'anno, 4 miliardi all'anno, torno a dire, a quasi 29 anni, al posto di Schillaci perché facesse i gol che Totò non faceva. E adesso questo qui che succede? Non c'è Schillaci, questo gioca regista, pseudo regista, così a metà campo buttato lì. Esatto. Ti rendi conto? Domande dico se è possibile. Incredibile. Anche perché mi sembra che sia diventato un pochettino, come posso dire, anche offensivo nei confronti di Trapattoni la situazione della Juventus. Io se fossero la Juventus affretterei la decisione di portare Trapattoni nello staff dirigenziale, nello staff dirigenziale, sì. Prenderei un credo che siano in tanti a pensarla. Penso che sarebbe ora di farlo. Maurizio, torniamo un attimo verso casa nostra, sì. E volevo così sintetizzare velocemente un discorso sul Vicenza. Vicenza che acquista Monelli dopo aver con le stesse caratteristiche giocatore, con le stesse caratteristiche di artistico, ceduto a novembre a Monza, dove sei? Paletta Monella rossa, che non, paletta non lo capisco rossa, parlavamo prima con Vendramme, questo segna sempre artistico. Poi c'è un fatto suggestivo, uno con un cognome così non si dà mai via. Grande questo. Artistico, non si dava, tu che sei stato un artista quando giocavi, uno si chiama artistico, si tiene. Se non altro per scaramanzia, per un Monelli, cioè, per un Monelli, che sono 2 anni che non gioco. No, non esiste. Maurizio, dobbiamo chiudere qui queste palette. Benissimo. Io devo dare una notizia che non è bella perché riguarda la partita del Padova che ha giocato a Taranto e che ha perso. C'è stato un incidente che ha avuto come vittima Pullo, il giocatore che tra l'altro ha fatto il gol per il Taranto. Cosa è successo? Ha avuto la frattura per un intervento di Livio fortuito, ha avuto la frattura e praticamente rientrava già da un incidente e dicono le notizie che ha già chiuso di nuovo il campionato. Questo dispiace davvero. Ci dispiace davvero. Allora, andiamo a vedere quello che dicono invece i giornali con la consueta rassegna stampa. Bene, allora vediamo innanzitutto, e qui mi fanno vedere di tirar fuori giù, le bottiglie stanno bene qui, siamo in festa, anche se si vede la gioiosa non c'è nessun problema, anzi facciamo allegria, ma anzi mi dicono che la devo proprio levare perché è un problema tecnico, non l'avevo capito, evidentemente il freddo anche per me annebbia le idee, ha ragione Vendrame, grazie. Allora vediamo subito la partita che riguarda dunque il mattino di Padova. Con la firma di Stefano Edel, eccolo qui, splash nel Golfo di Taranto, si riferisce naturalmente al Padova, rispettata la tradizione con mister Caramanno, che era il nuovo sostituto Vitali in questa settimana, rossoblù più Vitali. Pullo firma il successo, poi si frattura tibia e perone. Padova, inconcludente, rimedia la quinta sconfitta. Se manca Annunziata, questo è un titolo, vuol dire che c'è qualcosa, che, cioè l'assenza si è sentita, mentre la vendetta del muro tra i tarantini giocava proprio Murelli, trasferitosi qualche mese fa, un mesetto circa fa. Ancora dal Gazzettino di Padova, invece con la firma di Paolo Donà, Padova, un gelido capo, battuta d'arresto a Taranto con un avversario modesto. Qui Sandriani che dice questa sconfitta è ingiusta, ci siamo dimostrati superiori, abbiamo giocato alla grande, continuano in all'unanimità i giocatori del Padova, mentre Ottoni specifica dicendo meritavamo ampiamente il successo. La notizia, la pagina che riguarda invece il Venezia, eccola qui con il mattino di Padova, firma di Gigi Carai e Carlo Crucco e Andrea Iannuzzi. Siamo in ripresa, dice Zaccheroni, un pari va bene, retroguardia solida e attacco inconsistente. Un esordio con i brividi per Fabiano Ballarin, la prima volta in Serie B di un ragazzo della primavera. Ed ora anche Andy Poggi non è intoccabile. Ancora un'altra pagina per la nuova Venezia, per questo derby fra Venezia e Verona. 0-0 e sotto zero, un punto prezioso nel gelo. Ecco il primo verdetto, Reggiana imprendibile, questo è quanto ha detto questo campionato oggi. Signori, io vi devo salutare. Ezio, lasciaci almeno un testimone del dire che ci ritorni a trovare. Speriamo proprio che torni. Concediti, hai detto che ti concedi ogni tanto a me, e fallo ancora, promettimi di farlo un'altra volta. È lecito che tu lo possa dire? No, senz'altro. Senz'altro lo farò più avanti, anche perché voglio passare una serata con Maurizio e me lo voglio coccolare. Ecco, allora, mi stai tradendo allora. Evidentemente, sai,
Vabbè, ok, da te c'è da aspettarsi di tutto, davvero. Comunque io ti ringrazio di essere venuto qui con noi e soprattutto di aver sopportato questo clima gelido, ma non è colpa nostra, le intemperie non le possiamo gestire ancora noi. Ecco, Maurizio, grazie. Grazie a te, grazie a te. Possiamo tutti. Essere ottimisti per questo calcio del 93 velocemente? Ma io spero di sì, anzi alziamo una paletta verde. E in conclusione, conclusione gaudiosa. Una paletta verde perché ne abbiamo lette di cotte e di crude a tutti, però speriamo che sia un buon calcio e speriamo soprattutto di andare ai mondiali, no, Mendrame? Ecco, questo sarà importante di riuscire ad andare. Io spero per voi che il vostro lavoro, se per caso non riusciamo ad andarci, io non è che soffra più di tanto, per dire la verità, non me ne fotte proprio niente se non andiamo a mangiare. Vabbè, ha voluto metterci la ciliegina sulla torta. Io, signori, vi saluto. Vi ricordo, per gli appassionati del Padova che non hanno visto questa sera le immagini, vi rimando su Teleregione giovedì alle 22.30, come di consueto, per Stadio Aperto, dove parleremo in maniera molto ampia di questa partita e di quella prossima del Padova contro la Lucchese. Grazie davvero per averci seguito, grazie ai nostri ospiti e arrivederci e buonanotte. A domenica. Un programma in collaborazione con Atlanta Game, perché la vita è sempre un gioco.